fai un saltino dentro il quadro, siediti su quella seggiolina gialla lì. L'artista non gliene frega niente, l'artista è un piccolo presuntuoso che si crede un piccolo padre eterno, crea una scenografia, un paesaggio dove voi dovete fare un saltino dentro e camminare dentro. E poi la scenografia la viaggiate voi come volete con la vostra cosa, allora costruite un altro sogno. E poi si costruisce l'altro sogno, conforme si cambia l'umore, il momento e lo stato d'animo. Perché sei allegro, vedi una cosa costruttiva e positiva. Sei triste, vedi una cosa negativa e più tragica ancora. C'è questa meravigliosa metamorfosi che avviene nell'individuo. Questo è il ritratto della realtà, diciamo una piccola fotografia nel migliore dei modi. Quando io vengo a casa la comincio a elaborare. Allora ecco che voi vedete che qui le Dolomiti sono trasformate, sono più massicce di qua. Ora per me è molto più dolomitico questo qui che questo qua. Ci sono due qualità di artisti, ci sono. C'è l'artista che idea, ha la prima idea della cosa e va avanti sfruttando questa sua trovata. Ci sono gli altri ricercatori che poi provengono anche da momenti di espressione avanguardista, futuribile, insomma, come concetto. E loro sono quelli che fanno le anticipazioni, che non si fermano lì, non si fanno l'etichetta. Allora io volevo abolire la pubblicità dei soliti manifesti di preservativi, di acque minerali, di cose, eccetera, eccetera, e fare dei grandi poster, grandi, enormi, di tutti gli artisti del mondo, in modo che al posto di mettere l'esaltazione di un cromatico ci sia l'esaltazione di un maestro, in modo che poi dopo, come vedete qua, uscendo dalla fabbrica, gli operai vengono in questa strada, si siedono in questa macchina e dicono: guarda che bel decchierico, guarda che canali così dell'800. Il bambino è in voi, voi siete lì. Il giorno che il bambino si addormenta, perché se la curiosità come un bambino, qua, si apre il mondo davanti, si sogna, si scopre, che vedi, si voglia imparare. Quindi hai queste qualità qua, sei vivo.